Buongiorno a tutti. Oggi prepariamo krompiroša, che in italiano significa torta arrotolata con le patate. Per ingredienti ci serve 250 g di farina, 2 cipolle tagliate a cubetti, 6 patate tagliate a cubetti, 6 g di sale, 60 g di olio e 230 ml di acqua tiepida. Per la prima cosa facciamo soffriggere le cipolle. Dopo che la cipolla è bene soffritta, aggiungiamo le patate. Mettiamo 6 g di sale. Il pepe. E facciamo soffriggere 20 minuti. Iniziamo con l'impasto. 6 g di sale. 60 ml di olio. Ne mettiamo solo metà. E lasciamo riposare 15 minuti. Lo ripassiamo di nuovo, che è bello elastico, l'impasto. Lo dividiamo in due parti. Ripassiamo il resto dell'olio di oliva. E lo lasciamo riposare un'ora. Lasciamo riposare 2-4 minuti. Iniziamo a riempirlo con le patate. Chiudiamo. Ci mettiamo con le suola. Tagliamo. Prendiamo la teglia, un po' di olio. Ora iniziamo a rotolarla. Mettiamo un po' di olio. Ci mettiamo a sfumarla bene. Lo
mettiamo in forno preriscaldato a 200 gradi da 20 a 25 minuti. Ecco la crumpirusha, la torta arrotolata con le patate.